Oggi siamo qui per presentare, diciamo, quello che nel 2015 nei confronti della sanità il BIM sta portando avanti. Sono diverse iniziative che abbiamo finanziato e oggi le stiamo illustrando partendo da quella che per noi era più importante, cioè quella di dare la possibilità al nosocomio Ascolano e precisamente al reparto di ematologia diretto dal dottor Galieni, quella di poter fare dei trapianti di cellule staminali anche qui ad Ascoli. È un progetto interessante che è partito qualche anno fa grazie alle donazioni dei cittadini all'AIL e che quindi oggi noi completiamo per renderlo efficiente. Oltre a questo abbiamo finanziato un audiometro per un'associazione che serve, che cura soprattutto i bambini paraplegici. Abbiamo acquistato una barella elettronica per la Croce Verde della Vallata del Tronto e per ultima, naturalmente nei prossimi giorni, porteremo avanti una borsa di studio per una psicologa psicoterapeutica che riguarda naturalmente i malati di sclerosi multipla. Quindi, diciamo, la solidarietà e la sussidiarietà del nostro ente continua ancora, ma soprattutto il capitale umano è quello che vogliamo valorizzare per portarlo al centro, ma soprattutto per darlo anche a tutte quelle persone del mondo dell'associazionismo, naturalmente che fino ad oggi sono nascoste, ma lavorano tanto e si impegnano per il bene, dei nostri cittadini. Noi utilizzeremo questa somma donataci dal BIM e dall'Associazione 17 Festival per l'acquisto di un gruppo refrigeratore necessario per il trattamento dell'aria che affluirà nel laboratorio di manipolazione delle cellule staminali emopoietiche presso l'unità operativa di ematologia dell'ospedale Mazzoni. Questo laboratorio già funziona da molti anni e ci permette di poter effettuare trapianti autologi e allogenici di cellule staminali. Oggi è possibile utilizzare le cellule staminali emopoietiche anche per altri fini, cioè per rigenerare tessuti diversi da quelli del midollo osseo.